ormai anni, 3 anni, che seguono questo modo di vivere la passione, una passione di 18 ore, assolutamente inconsueta. Nelle chiese la si vive in un modo diverso, anche se il dramma è lo stesso. Io sono veramente contento di poter partecipare almeno ad una parte di questa passione di 18 ore, perché ho l'impressione che tutto questo ci aiuti a pensare. Sono così rari i momenti in cui pensiamo, e queste scene, questo dramma, perché di un dramma si tratta, ci pone una domanda, che è una domanda di fondo, cioè chi è costui? Abbiamo sentito che gli gridavano contro: chi sei? Sei il re dei giudei? Sei il figlio di Dio? Chiama tuo padre? E probabilmente non erano d'accordo con queste frasi. Forse sono tanti che continuano a dire così: chi sei? Bene, in queste giornate di Settimana Santa, a me pare che sia molto importante che ci chiediamo: ma chi è costui? Al termine della passione Pilato dirà: ecco l'uomo. A guardare un uomo pienamente realizzato, guardare un uomo pienamente realizzato vuol dire trovarlo nel Signore Gesù. Ma probabilmente un'altra risposta verrà alla fine della passione, e chi ci crede ci trova anche tante risposte. Ci sarà un centurione che dirà: veramente costui era figlio di Dio. Bene, io auguro a tutti voi di pensare. E poi non ce la caviamo rispondendo chi è costui. Chiarire chi è Gesù intanto vuol dire darsi delle risposte fondamentali di vita, ma poi vuole anche dire metter le basi su dove andare a cercare il bene e dove andare a trovare il male. L'augurio è che questo dramma lo possiamo vivere non soltanto dicendo lo hanno realizzato bene, ma ricavandone la possibilità di pensare. Lui me l'ha detto: Pietro, tu mi rinegherai. Io no, gli ho detto no, mai. E invece l'ho fatto. Perché non si libera? Cosa pensavate facesse una persona che va con i lebbrosi che sono maledetti da Dio e dagli uomini? E Pau, capisci? E le pegano male, vedi Pau? Gliel'ho detto, l'ho pregato di non andare. Che di valori in giro ce n'è anche troppi. Sono belli paroli e le stomi via 2 anni. 2 anni in giro, non sa ma che... Non vai faccia, eh? Gli hai visto che bel trovare. Però noi ha il povero Gian, non può dire niente. A cullare andò? Andò da fresco? Parare? Diceva che avrebbe liberato il nostro popolo, che ci avrebbe restituito una dignità. Addiva sempre che aveva da fare una roba che veniva dal cielo. Addiva che certe cose capiscono anche. Pensare che fino a qualche settimana fa tutti l'applaudivano, lo abbracciavano. Non per spardi mai, spardi anni. E poi se stavo lì ma restavo. Sono dei perspardiani e poi noi me li partiamo, eh. E due scappati mica è una famiglia, è una donna che mi aspetta. Quello che è il midollo e il contenuto stesso della passione è usque ad mortem, tristis est anima mea, la morte, figlio mio, non una morte straordinaria. Sì, certo, una morte straordinaria, dopo tutto, in molti sensi, ma voglio dire la morte comune, la morte di tutti, la nostra morte, ogni morte. La morte pagana, ma già infinizzata come morte cristiana, perché precisamente, puntualmente, la prima morte cristiana fu la morte carnale. La Chiesa era stata fondata, Pietro era stato designato, il pane era stato cambiato in corpo, il vino in sangue, anche la lancia di frassino era pronta, perché il frassino è il legno migliore per una lancia romana, ed era là la lancia per il fianco, aspettava.
tutto aspettare. Il fatto singolare è che c'è un abisso tra sapere e fare. E adesso? Adesso che merrà? E sarà che hai dunque che ancora e non farà entro la notte, a mezza sera, hai abitato a Ghignè, a Beghi, a Ciacciarè, a Sbruacessi, a Anciuchessi, a Ghignè! A Ghignè! Ci vorranno altri tempi, altri uomini. Ora è soltanto il fallimento anonimo del mondo. Ora è soltanto il tempo delle tenebre. Guarda, una volta lei le va stata giù, prima la contadina, a Monci di Cravi. A gira per la contadina e disa, ma ti credi? A sogni? Ma sì? Beh, tagliata su niente più sé. Tagliata su niente più sé, contadina. Tagliata su niente al mondo migliore. Se tagliata in mia su niente al mondo migliore, almeno che finisce al patì. A po' di ferro, contadina, lei gratis. A costa niente su niente, sogna. Perché tagliata i bambini. Allora se tagliata i bambini, ti dà su niente al mondo migliore. I nomi verranno associati per l'eternità. Pilato, il vile. Giuda, il traditore. In realtà tu, il coraggioso, e io, il leale per eccellenza. Così devoto da accettare, per amore, di essere bollato per sempre. Per amore. Giuda. Dunque, secondo te, sarebbe già tutto scritto. E allora perché sei venuto? Non mi fidavo. Temevo non so quale balzo di compassione da parte tua. E volevo informarti, non si può mai essere certi dell'abilità dell'uomo più vile. È così, non mi consideri così. E adesso sei più tranquillo. La compassione a me è vietata. E che ne sai tu di compassione? Sei qua, ad occupare in armi questa terra con la tua legione. E parli di compassione. Hai fatto decine e decine di morti senza una lacrima, anzi sbandierando la tua superiore civiltà. E parli di compassione. No, per te Gesù è solo una noia, una seccatura tra i sacerdoti e tua moglie. E tu non soffrirai più di tanto della sua morte. Io, invece, io so cosa sto passando. Le mani rappresentano, per quanto mi riguarda, i fedeli, ma indipendentemente dal fatto di essere monoteisti, buddisti, induisti, eccetera, la fede e il fedele costruisce la sua casa di preghiera, con le sue mani. Ed essendo ognuno di noi, gioco così di rimandi logici. Quello che viene in mente nell'idea della visione è la morte anche nostra, la morte dell'uomo, la cosa che più ci angoscia. E la speranza che nella resurrezione di Cristo, se uno è cristiano, ci sia una possibilità di salvezza di al di là. E allora l'immagine che trovavo più visionaria era questa di Michelangelo. Dovrei proiettarla per consentire. Il pensiero ebraico è un sistema, è una modalità. È stratificato da un lato, parte dai libri della Bibbia, del Pentateuco, e poi si espande, parte la parola di Mosè, io partirò da Abramo. Che mi ha fatto capire che Dante è respiro.
E il Dante che io amo non è il Dante dell'inferno e non è neanche il Dante del paradiso, è il Dante più umano, è il Dante del purgatorio. E io amo il purgatorio perché è una cantica di amore, di amicizia e di amore. Una costituzione è un tentativo di sottrarre determinati diritti al potere della maggioranza, al potere della maggioranza. Se ci si riconosce dei diritti, allora ci si riconosce una costituzione. Ma in altre parole, ciascuno di noi. Bilba era un mostro. Bilba era un incubo da Philip Dick. Un pugno di ferro che ha distrutto uno dei posti più belli del mondo. Un essere nel cui ventre uomini lavorano con le macchine e dentro le macchine, dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina fino a fondersi con esse, come l'acciaio che produceva. Questi cuori. In qualche modo il corpo che diventa pane, il sangue che diventa vino per essere offerto, per nutrire l'uomo e concedergli la vita eterna, raggiungono in qualche modo un apice di questa dimensione corporale. Cosa vuol dire, signora? È solo un bambino di 5 anni che fa quella domanda. Allora ha preso il contropiede, ho detto a mia moglie distraillo. Ho preso la Zingarelli, cercando la E etimologica in grassetto, e sono rimasto folgorato. Sindaco come sindacato deriva dal greco syn dike, con giustizia. Vuol dire organizza, pensa, difendi, struttura, la città con giustizia. La parola syn con dike, d'accordo, giustizia. Perché Tolomeo diceva che la terra è al centro e il sole gira attorno, Copernico disse no, è il sole al centro della terra che gira attorno. La prima è che avevamo l'idea, ecco, che la Chiesa, la religione è al centro, tutto il resto del mondo è subordinato alla Chiesa, no, è la Chiesa al servizio dell'umanità. Prima rivoluzione copernicana. La seconda è che all'interno della Chiesa la gerarchia in tutte le chiese, in tutte le comunità, è per quella che ha l'autorità e il resto è subordinato, no? Chi ha l'autorità ce l'ha per mettersi al servizio degli altri. Io, maestro e signore, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarmi i piedi gli uni gli altri. La bocca è anche, il canto è anche per gridare l'amore per la tolleranza, che è la prima delle virtù in assoluto che si possono avere. Senza tolleranza non c'è nulla, non c'è dialogo. La tolleranza è la prima delle cose. Allora voi capite che quando io dico ai pastori nomadi, io ho le condizioni di spiegarvi, vedete, mi chiedono la sera, Alberto racconta delle storie, e io racconto la meccanica quantistica, l'evoluzione umana, tanto per loro fanno belle storie, peccato che siano tutte balle, ma le racconti bene, no? Però io gli dico H2O, mi fanno che cos'è? L'acqua. Ma va. Vedete, quando io dico H2O uguale acqua, da questa parte ho solo delle molecole, ma dall'altra ho anche l'acqua parente. Il lettore è uno che ascolta. Molti di quelli che hanno parlato stasera hanno parlato di ascolto. Noi non abbiamo parlato di orecchie, perché pensiamo che l'ascolto, credo tutti, sia dentro qualunque altro organo, dentro anche i piedi. Anche il cammino è fatto di ascolto, perché camminate voi su una spiaggia di sasso, camminate a piedi nudi, non nel deserto, ma nelle steppe. Se la pianta dei piedi non ascolta dove si mette, duole tutto il corpo. Thank you.
nostri bambini di qua, che hanno capito tutto, che il sapere del cuore è un'arma pacifica. Siamo l'ultimo canto delle balene dedicato alla specie umana, in un mondo che si disintossica di tutto quello che ci fa crepare. E in un primo tempo della corsa ai soldi, che ci fa perdere la vera conoscenza, scoppiando i nostri cuori e i nostri timpani nell'indifferenza mondializzata della società, pronte a dimenticare la felicità di una barca che scivola d'estate sotto dei fogliami senza età, accogliendo i meravigliosi istanti divisi con semplicità vicino a un fiume per la colazione che avrebbe potuto essere quello dei rematori.
Il tuo funerale io l'ho visto da lontano, ma c'erano soltanto carabinieri, i tuoi 5 figli e tua moglie. I politici avevano con centinaia di manifesti invitato la popolazione a partecipare al tuo funerale. Non venne nessuno. Decine di divise nere e pantaloni rigati di rosso a difesa della tua famiglia. Nessun altro. Non solo nessun cittadino si è presentato, ma neanche un politico ha avuto il coraggio di presenziare. Il presidente della Camera aveva persino detto: verrò da questo eroe sconosciuto. Ecco, forse eri davvero troppo sconosciuto. Colpa tua. Non si è visto nessuno. È molto difficile parlare dopo quel che abbiamo appena ascoltato, le ruvide, molto crude, scabre testimonianze tratte da passi di Saviano. A me tocca, è stato assegnato il compito di parlare di ferite della giustizia. E allora, prima di cominciare quel che avevo preparato, vorrei ricordare a tutti, soprattutto ai giovani che ci ascoltano, e che coloro che hanno a che fare con problemi della giustizia non sono sempre soltanto camorristi, quei soggetti di cui abbiamo appena sentito parlare nei termini che sicuramente ricordate. La più parte di coloro che hanno a che fare con problemi della giustizia sono persone appartenenti a tutt'altre categorie, ma comunque, quali che siano le categorie di appartenenza, io credo che la principale ferita della giustizia, per i credenti in modo particolare, ma anche per i non credenti, sia dimenticare, trascurare, non sforzarsi di applicare pienamente fino in fondo quella che è una delle principali novità del Vangelo. Provare, cercare in ogni modo, sforzarsi di dare alla giustizia la forza, almeno una prospettiva, di vincere il male col bene. Io sono meridionale, sono più di 40 anni in Piemonte, ma sono del sud, e dalle mie parti c'è un'espressione di giustizia, l'espressione, che non vuol dire con la giustizia, vuol dire con la forza. Uno ha preso una cosa di giustizia, vuol dire che l'ha presa, l'ha strappata con la forza. E mi ha sempre fatto riflettere questa espressione, di come i poveri hanno molto spesso sentito la giustizia come qualcosa che si imponeva, come una macchina oppressiva, non come qualcosa che riconosceva diritti e costruiva legalità. E tutta l'evoluzione democratica, insomma, dei paesi, dei nostri paesi occidentali, è stata sempre quella di fare in modo che la giustizia fosse sempre meno coercizione e sempre più diritti, riconoscimento dei diritti. Sempre con meraviglia, io l'accontentavo. Era un figlio maschio, abbastanza disordinato e inquieto, che voleva, come Maria, essere divorato dagli angeli. Gli angeli sono stati i miei predecessori, ma gli angeli non avevano la terra e io, per loro, dovevo creare un paradiso. Quando morì Giuseppe, che per anni mi aveva insegnato a piallare e a levigare il legno e che aveva vegliato su di me con infantile bisogno d'amore, Maria rimase sola. Per anni l'amore di Giuseppe era stato un fidanzamento con Dio. Lui non aveva mai toccato mia madre, l'aveva solo sognata. E io di lei ero l'unico raggiante sposo e dovevo rimanere in piedi a testimoniare le mie origini. Adesso io verrò su me.